Ho speso 100 euro di accessori moto su Temu, ne sarà valsa la pena? Scopriamolo insieme. Ciao, io sono Fabio e mi attrae tutto ciò che ha un motore, in particolare le moto. Sono stato recentemente contattato da Temu che mi ha fatto un'interessante proposta, ovvero offrirmi un buono da 100 euro così da provare il loro servizio e dirvi cosa ne penso. Sinceramente sono molto curioso di andare a scoprire con mano i prodotti che ho ordinato. In realtà di Temu ne avevo già sentito parlare, per chi non lo sapesse è un'app di shopping online, dove sono anche presenti tanti articoli interessanti per noi motociclisti, ma soprattutto a prezzi molto economici. Quindi direi che possiamo iniziare a scoprire insieme tutti gli accessori moto che ho deciso di comprare. Andiamo! Partiamo con l'unboxing. L'avrete ormai capito, qua dentro ci sono ben 100 euro di prodotti che ho potuto scegliere direttamente io su Temu. E quindi cosa potevo mai comprare? Ovviamente accessori e attrezzatura moto. Ora finalmente però lo andiamo ad aprire, così capiamo se ne valsa veramente la pena. D'imballato e imballato per bene. Mentre lo apro vi parlo anche di com'è andata questa esperienza di ordine su Temu. Devo esservi sincero, la spedizione è stata molto ma molto più veloce di quello che mi aspettassi. Appena ho ordinato, il pacco è stato subito spedito e per arrivare ci ha messo meno di una settimana, per l'esattezza soltanto 6 giorni. E cosa ancora più importante, non ho avuto nessunissimo problema con la dogana, quindi nessuna tassa o spesa extra da pagare. E la cosa più comoda è che l'ordine era completamente tracciabile, quindi in qualsiasi momento sapevo dove si trovava e ho saputo anche il giorno che sarebbe stato consegnato. E infine, ma non per importanza, nel caso non mi dovesse piacere qualcosa, ho 90 giorni di tempo per fare il reso gratuito. Quindi ancora prima di aprire completamente il pacco, almeno sotto l'aspetto spedizione, mi sono trovato veramente bene. Mi sono scocciato, usiamo le maniere forti. 1, 2 e infine questo qui bello grande. Andiamo con ordine. Iniziamo aprendo lui, che è anche molto carino dentro questo sacchetto. Ed eccolo qui, il primo accessorio moto che ho deciso di comprare. Comunque a tutti i prodotti che vedrete quest'oggi in questo video darò un voto da 1 a 10. Questo in base sia al prezzo che ho pagato il prodotto, sia in base anche alla qualità. Questo semplicissimo attrezzo, quando dovete fare manutenzione alla catena della moto, vi farà risparmiare tantissimo tempo. Infatti serve a pulire in modo facile e veloce proprio la catena, e soprattutto pulirla a fondo. Ovviamente oltre a lui vi serve anche uno spray pulitore catena, e dopo che avete spruzzato quest'ultimo entra in azione lui. Io solitamente utilizzo questo lato e lo vado a posizionare in questo punto della catena, mentre con l'altra mano vado a far girare la ruota posteriore. Così facendo, in pochissimi secondi ma soprattutto senza stancarvi, vi ritroverete la catena pulitissima. Di solida sembra solida e soprattutto la spazzola non perde pezzi. Per quello che l'ho pagata, più che ottima, gli darei un bel 10. Altro accessorio che ho ordinato è lui. Sicuramente non sarà la prima volta che lo vedete, ma almeno personalmente non ho mai avuto modo di provarne uno. L'ho preso anche perché la mia Tracer ha il cruise control, quindi ha poco senso utilizzarlo. Però se dovessi fare tanti chilometri con una moto magari in prova che non è dotata di cruise control, lui mi verrebbe veramente in aiuto. Lui lo si installa qua, sulla manopola del gas. È veramente velocissimo da montare e serve a farvi affaticare il meno possibile quando dovete fare veramente tanti chilometri, soprattutto magari in autostrada. Infatti invece di avere sempre la mano rigida intorno alla manopola del gas, vi basterà andare ad utilizzare il palmo della mano. Andate ad appoggiare qua sopra il palmo e soltanto appoggiandovi potete tenere il gas aperto. Se a breve dovete fare un viaggio, e questo comprende anche i lunghi tratti in autostrada, lui prendetelo. Mi ringrazierete dopo, quando vi sarete evitati i dolori alla mano. A dirla tutta, poi è anche minimalista, ma soprattutto è nero, così non dà nell'occhio. Di solito sembra molto solido e soprattutto ha anche un foro in modo tale da far passare un po' d'aria e rinfrescare il palmo della mano quando lo utilizzate. Mi è venuto a costare veramente pochissimo e per la qualità che ha io darei un altro bel 10. Comunque anche voi avete la possibilità di provare Temu, un po' come sto facendo io oggi. Infatti in descrizione vi lascio un link attraverso il quale potete riscattare ben 100 euro in coupon. Oppure potete inserire direttamente il mio codice nella barra di ricerca di Temu. Questa è una buona occasione per fare scorta di accessori moto a prezzi veramente convenienti. Fate un salto sul sito attraverso il link. Ma ora torniamo all'unboxing. Ma io lo so che voi siete curiosi, quindi procediamo andando ad aprire questo pacco che è bello grande. Questo è il prodotto di cui sono più curioso. È una borsa da sella posteriore da moto. La qualità direi che c'è tutta. E tra l'altro sembra anche bella capiente. Ci sta veramente bene montata qua dietro. Comunque immagino che ormai l'abbiate capito, lei si fissa attraverso un sistema di cinghie alla sella del passeggero. E devo ammettere che è bello solido come fissaggio, praticamente sto spostando l'intera moto. Molto comoda anche questa tasca nascosta qua sopra, così
così da avere a portata di mano le cose che ci sono più utili. Mentre questa rete qua sopra possiamo utilizzarla per andarci a bloccare qualcosa. Apriamola così vediamo anche com'è internamente. Sembra molto spaziosa, considerando anche che lei è espandibile. Sulla pagina del prodotto riportava che c'entra addirittura un casco integrale. Quindi proviamoci. Non mi sembra vero, ma a quanto pare ci sta veramente. Avevano ragione, qua dentro c'entra anche un casco integrale. E se dovesse iniziare a piovere, in 2 secondi si installa la protezione impermeabile. Questo molto utile, così non rischiate che vi si bagni tutta la roba che avete all'interno. E se dovete fare una sosta, sganciate in un attimo la borsa. E grazie a loro due si trasforma facilmente in uno zaino. Ecco fatto, molto versatile come sistema. Questo veramente molto bello. Penso lo userò un bel po', soprattutto sulle moto che ho in prova. È fatto molto bene ed è di qualità, soltanto che costicchia un po' di più rispetto alla media degli altri prodotti che ho preso. Se fosse stato un filo più economico avrei dato anche a lui un bel 10, ma in questo caso gli do un 9. Ma continuiamo, adesso sono curioso di andare ad aprire quest'altro pacco. Ora mi sto ricordando che cos'è, anche lui ha lo stesso scopo più o meno della borsa che abbiamo visto prima. Lui è uno zainetto in realtà abbastanza compatto, ma soprattutto ventilato, molto comodo secondo me da utilizzare in moto. La cosa bella è che lui è piccolino, quindi mentre guidate non lo sentite minimamente sulle spalle. E poi ha questo attacco inferiore che fa sì che una volta bloccato lui non vuole ovunque. Ma soprattutto nella parte posteriore è completamente traspirante. Questo è proprio uno dei motivi per cui l'ho preso. Infatti quando si utilizza uno zaino, soprattutto d'estate quando fa veramente caldo, ci si ritrova subito con la schiena completamente bagnata. Vedete cosa intendo quando dico che è traspirante? Praticamente riusciamo anche a vederci attraverso. E poi sembra veramente ben fatto, ma soprattutto ha tante, ma veramente tante tasche. Così da poter organizzare tutta l'attrezzatura che ci dobbiamo portare dietro durante le nostre brevi uscite nel migliore dei modi. Alla fine come qualità prezzo però ci sta, quindi anche a lui un bel 9. Andiamo a pescare qualche altro accessorio da qua dentro. Secondo me questo è uno di quei prodotti che se vai in moto lo devi avere. È il cosiddetto ragnetto. Questo quando non sapete come fissare qualcosa sulla vostra moto ritorna sempre utile. Questo ragnetto potete anche andarlo a bloccare direttamente qui sulla sella del passeggero. Oppure nel posto che più preferite, basta che trovate degli agganci giusti in modo tale che sia bello teso. Così facendo qua sotto ci potete andare a bloccare quello che più volete. Io adesso per fare una prova sono andato a fissare lo zainetto che abbiamo visto prima. Soprattutto se dovete fare tanta strada e non volete o potete portare qualcosa direttamente sulle vostre spalle, lui fa il caso vostro, perché vi permette di fissare quello che volete direttamente sulla moto, così da non dover tornare a casa a fine giornata distrutti fisicamente. Ne avevo già uno ma non di questa tipologia e l'ho usato proprio durante i miei viaggi in moto, quando si arriva al punto che non si ha veramente più spazio in moto, quindi zainetto sopra il bauletto e lui a bloccare il tutto. Per il costo che ha io un bel 10 glielo do. Vi sono sincero, non pensavo di dare tutti questi voti così alti. Vediamo un po' cos'altro c'è qua dentro. Usiamo le maniere forti? Interessante, interessante. È un interfono da moto. In realtà ne ho provati tanti in questi anni, però per il prezzo che ha ero curioso di vedere le sue caratteristiche, ma soprattutto la qualità. Purtroppo attualmente non ho un casco libero dove montare questo interfono, però ho collegato sia il microfono sia le cuffie, così lo proviamo al volo. Avvicino le cuffie all'orecchio e accendo l'interfono. Mi ha detto in inglese che si è acceso e ha abilitato la modalità Bluetooth. Infatti qui noto che sta lampeggiando. Vediamo un po' se riesco a collegarmi con il telefono. Velocissimo, mi ha già detto che si è connesso. Proviamo a riprodurre della musica così vediamo un po' la qualità audio. Vi devo essere sincero, non è niente male. E poi comunque si può controllare il tutto direttamente dai tasti presenti sull'interfono. Direi che per le operazioni base come chiamare o sentire la musica va più che bene per il prezzo che ha. Quindi gli do un bel 7. Qua vedo una cosa tutta bella colorata. Questo che sto aprendo è un accessorio che si può utilizzare con un altro prodotto che ho acquistato. È una copertura impermeabile da zaino. Secondo me questa copertura per andare ad impermeabilizzare uno zaino torna utile. Comunque qua sotto c'è sempre lo zainetto che vi ho mostrato prima. Però adesso pensandoci potrebbe essere utilizzata sempre con la funzione di impermeabile, ma magari per una borsa da serbatoio. Perché diciamocelo chiaramente, la pioggia ti becca quando meno te lo aspetti. E questa copertura essendo molto piccola si può avere sempre con sé. E al momento opportuno utilizzarla per andare a proteggere ciò che abbiamo con noi. Almeno così tutte le cose rimangono asciutte. Sembra realizzata anche abbastanza bene, con intorno tutto l'elastico per far sì che non voli. Per quello che l'ho pagata e per la qualità che ha si guadagna un bel 9. Continuiamo, continuiamo. Porta cellulare da manubrio. Questo non mi sta convincendo molto fin dall'inizio. Più che altro sembra molto ingombrante, cioè guardate quanto è grosso. Poi non so, è troppo plasticoso, non so quanto mi fiderei a mettere il mio telefono qua dentro. Ho provato a montare il porta cellulare sulla mia moto, soltanto che a quanto pare non è compatibile col diametro del manubrio. A questo punto mi viene proprio da confermarvi che lui è pensato soltanto per le bici. E questo lo conferma anche l'immagine sulla confezione. Questo purtroppo devo un po' ammetterlo,
averlo vale quel che costa. L'unica cosa comoda è che qua davanti è presente un materiale che ci consente comunque di utilizzare il touchscreen del telefono. Questo mi sa che non raggiunge neanche la sufficienza come voto, gli do un 5. Qua sta un'altra cosa molto interessante, vedo. Mentre l'apro, provate a indovinare un po' che cos'è. Più che altro questo prodotto l'ho preso perché quando viaggio in moto è essenziale risparmiare spazio. Alla fine non è altro che una borraccia morbida, in modo tale che quando finite di bere oppure avete poca acqua dietro di voi la potete compattare. Ora però voglio testarla, quindi direi che prima di tutto la vado ad aprire. Qua dentro non c'è altro che acqua, e quindi ora la si riempie sperando che non perda. Richiudiamo, e ora la prova del 9, vediamo se perde. Anche schiacciando un po' non esce neanche una goccia. Qua sopra comunque c'è il beccuccio. Oppure perché no, invece di riempirla con l'acqua la riempite con l'olio motore, così da averlo sempre con voi magari nei viaggi in moto senza che vi occupi troppo spazio. Per il suo costo veramente irrisorio guadagna un bell'otto. Mi sa che siamo arrivati all'ultimo pacco. Non me lo aspettavo così pesante. Ora mi inizio a domandare perché l'ho scelto di comprare. Lui è un cruise control meccanico da moto. In particolare serve a bloccarvi la posizione della manopola dove più preferite, così da tenervi il gas aperto e farvi andare a una velocità costante. Lui purtroppo sulla mia moto non monta, poiché gli è d'intralcio questo cavetto delle manopole riscaldate. E capitemi, sapendo quanto costano queste manopole riscaldate, io questo cavetto non lo vado a rovinare. Magari lo proverò volentieri in futuro su qualche moto in prova. Comunque il funzionamento sembra abbastanza semplice: con un tasto blocchi l'acceleratore in posizione, mentre con l'altro lo sblocchi. La paura ovviamente è solo una: ancora una volta bloccato non si sblocca più. Poco ma sicuro può tornare utile durante i lunghi tragitti in autostrada, però bisognerebbe testarlo a fondo per capire come funziona e soprattutto se ci si può fidare al 100%. E quindi per questo motivo, almeno per il momento, gli do un 6. Tiriamo un po' le conclusioni di come è andata questa esperienza provando Temu. Devo ammettere che alla fine la maggior parte dei prodotti che ho ordinato li ho trovati veramente validi, ma soprattutto quello che mi ha colpito è la qualità prezzo. Infatti gli stessi prodotti o simili a quelli che ho ordinato io presi da altre parti sarebbero costati molto di più, quindi Temu più che approvato. Molti di questi accessori penso proprio che mi saranno utili e li utilizzerò realmente. Comunque io vi ricordo che in descrizione vi lascio il link per riscattare un totale di 100 euro di coupon, oppure potete inserire il mio codice direttamente nella barra di ricerca di Temu. Approfittatene per prendere qualche bel accessorio per la vostra moto. Magari fatemi sapere sempre nei commenti qual è secondo voi il migliore e il peggiore accessorio che ho unboxato quest'oggi. Io spero di esservi stato veramente d'aiuto con questo video e perché no avervi fatto scoprire qualcosa di nuovo. Se ancora non l'avete fatto, mi raccomando, iscrivetevi e lasciate un bel like, così da supportarmi al meglio e spronarmi a portare i prossimi contenuti. Inoltre vi ricordo di passare dal canale Offerte Motori, dove ogni giorno vengono pubblicate le migliori offerte e sconti per noi motociclisti. Fidatevi, fateci un salto. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!